Salve, buonasera. Lo scopo di questo video in effetti fondamentalmente nasce dalla mia esperienza di questa ultima song che ho scritto per Ecate, che parte da un'anemia in greco e che mi ha fondamentalmente messo molto in gioco rispetto a quello che la ripetizione e l'ascolto continuo di una progressione armonica, di una musicalità e di una vocalità continua può creare, diciamo, in ambito di stato di coscienza alterata che avevo sperimentato a mio modo, ma in questa ottica nella quale, oltre alla creazione della song, il fatto di doverla elaborare a livello di mastering, eccetera, l'ho ascoltata per più di un'ora, insomma, mi sono reso conto di quanto questa nenia abbia lavorato sul mio stato di coscienza alterata e di quanto possa fondamentalmente funzionare. Nenia, che appunto è per alcuni aspetti della cultura greco-romana, una sorta di canto ripetitivo in ambito di funebre, dove veniva anche spesso utilizzato il flauto, purché in modalità ripetitiva, che poi è il mio modo di comporre le canzoni. Nenia che può essere fondamentalmente utilizzata per vari scopi. Uno è quello di intesserla in un nostro intento. Possiamo creare quindi una nenia, ad esempio, nella magia dei nodi, e quindi ripetendo continuamente la nenia che andiamo a scegliere in base a casomai all'intento, la creiamo noi o ci poniamo con un riferimento. E nenia quindi che può essere utilizzata per la creazione della magia dei nodi, e dove appunto creiamo questa continua ripetizione portando dentro ciò che facciamo questo intento. Quindi la nenia può fungere sia da catalizzatore per l'intento, mentre faccio la nenia il mio intento diventa forte perché va in stato di coscienza alterata, oppure essere l'intento stesso e quindi essere intessuto nell'oggetto, nella visualizzazione e creare quindi una forza immensa all'interno di quello che facciamo, perché la nenia è immediatamente richiamabile ed essendo continuamente richiamabile, potremmo anche crearci delle nenie per ogni, chiamiamola, occasione e richiamarla al momento giusto. E poiché praticamente noi per alcuni aspetti agiamo poi su quelli che sono i nostri aspetti inconsci del ricordo, il semplice richiamare quella nenia ci porterà allo stato di coscienza alterata in maniera molto molto più veloce rispetto ad altre, proprio perché abbiamo un collegamento mnemonico psicologico con quella ripetitività e quindi riusciremo sicuramente a creare uno stato immediato quasi. Quindi la nenia ha questo grossissimo potere e non so, ognuno di noi lo può utilizzare in questo modo, io lo utilizzo molto in ambito musicale oltre che esoterico. Quindi le mie canzoni sono intrise di questo richiamo alla nenia molto volutamente perché hanno appunto quello scopo di creare lo stato alterato. La song in questione, insomma, uscirà il 28, luna nuova, ed è una nenia in greco che nel momento in cui la canto, gradualmente viene anche destrutturata. Perché? Perché a quel punto non serve più la struttura stessa della parola, ma serve esclusivamente la ripetitività. E quindi la struttura, anche se destrutturata, la nenia funziona perché è all'interno di un contesto molto preciso.
buona serata.